Forse vi potrà apparire tutto questo un po' sgalambro, ma lasciatemi dire, onorevoli colleghi, si può fare anche di peggio, migliorandosi. La questione meridionale, per esempio, va affrontata con demagogia, senza troppi giri di parole, con un'illusione, ecco, con una bellissima illusione. Se tutti noi chiudessimo gli occhi e pensassimo, anche solo per un istante, onorevoli colleghi, che non ci sono problemi e tutte, dico tutte le difficoltà non esistono, otterremo qualcosa. Risultati non credo possibili applicando leggi speciali che mettono nel cittadino un senso di pessimismo, un pessimismo storico che più avanti sarà pessimismo cosmico. Nato da una famiglia umile nel 1600, per tutto il corso della sua vita verrà ricordato per i suoi sonetti, canzoni e ballate. Ma non vorrei ora parlare come i nostri avversari, non vorrei tergiversare. Il nostro partito è stato violentemente attaccato da un governo calamaro troppo concentrato sui problemi dell'economia e non dei soldi del cittadino. Ad ogni attacco rispondo con un secco ni. Tutti i giorni dalle 8 del mattino alle 15 del pomeriggio. Escluso la domenica. E ni sarà la mia risposta su accuse infondate, ma anche fondate. Un categorico ni sarà le risposte sulle problematiche sgalambre di una politica logora e sofferente di un eccesso di grassi. È per questo che invito tutti voi, alleati, onorevoli colleghi e amici, al ricordo del perché si sia fondata una coalizione di centrodinistra, coalizione vittoriosa alle ultime elezioni, sia come governo che come opposizione, sia come candidati che come elettori, sia come partito che come movimento di opinione lista civica, sia come guelfi che ghibellini, sia come conservatori che progressisti. Vi sareste domandati sicuramente che fine hanno fatto i risultati dell'ultimo referendum sulla droga proposto dai nostri avversari, capitanati dall'onorevole La Robba e il neuroparlamentare Cannato, come altri referendum, lasciatemi dire, ma nella fattispecie questo, tutti i risultati sono andati in fumo. Nel caso del referendum sulle privatizzazioni delle strade con prostitute, i risultati sono andati. Ebbene, scusate la foga, onorevoli colleghi, ebbene non è in questo modo che risolveremo i problemi dello Stato e i nostri innumerevoli problemi personali e psicologici. Ricordiamoci, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che i partiti sono composti da valorosi servitori dello Stato e dietro questi partiti ci sono degli uomini e dietro questi uomini ci sono delle mogli e dietro queste mogli ci sono degli idraulici, elettricisti, portapizze, tutti lavoratori annidati negli angoli più remoti della casa dove una comune scopa o politica fiscale non arriva.